100 posti in Svizzera, chef a Sydney, a Roma, una 3 giorni per il lavoro nel mondo. Migliaia di giovani da tutta Italia per lo Young International Forum. 300.000 i giovani che hanno preso parte al programma Garanzia Giovani dello Young International Forum, organizzato a Roma da Italia Oriente, ma ce ne parla Gianluca Ruggirello. Aiutare gli studenti a costruirsi un futuro. Con questo obiettivo, anche quest'anno, Italia Orienta ha organizzato a Roma lo Young International Forum. Noi dobbiamo trovare gli strumenti e le risposte per far partire i progetti di vita dei nostri ragazzi. Quindi durante i 3 giorni dello Young International Forum ci impegniamo in questo senso, attraverso laboratori, colloqui, incontri. Inaugurando il forum, il sottosegretario al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali Luigi Bobba ha voluto sottolineare quanto il contatto diretto con il mondo del lavoro sia spesso garanzia di successo. I 300.000 ragazzi che hanno preso parte al programma Garanzia Giovani hanno avuto, ha detto Bobba, il 50% di possibilità in più di trovare lavoro. La nostra amministrazione comunale, ha garantito il vice sindaco di Roma Frongia, approva e promuove ogni tipo di stage o scambio culturale anche all'estero che possa migliorare la formazione dei nostri giovani. E sono ormai tante le scuole laziali che promuovono stage lavorativi. Abbiamo cercato appunto di instaurare rapporti con enti di ricerca, con università, con musei, perché la nostra finalità è soprattutto quella di orientare i ragazzi alla scelta della loro vita futura lavorativa. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro non serve tanto a scegliere quello che poi sarà il tuo lavoro, bensì a capire come si lavora, quindi come approcciare proprio a lavorare in un'azienda.